volta, ragazzi, bentornati sui due giocatori. Io sono PayJumper08 e oggi vi introdurrò come essere assassini silenziosi. Unico costume a Marrakesh, che io confondo sempre con Marrakesh spiritosamente. Marrakesh, Marrakesh, Maccheroni, sì. Allora, ragazzi, questi sono i nostri obiettivi: un generale e un ricco. È una prigione dorata. Io particolarmente amo questo costume a Marrakesh perché è praticamente l'opposto del costume che ti danno all'inizio, che ti considerano all'inizio, dal bianco al nero, lo Yin e Yang. Adesso andiamo qui, in una stanza privata che ha affittato il preside. Il preside è questo qui. Povero preside, vive, vivrà tanto, povero preside. La sua scuola è andata nelle mani dei soldati che adesso la usano come base. Sì, ragazzi, è divertente. No, può anche non esserlo. Saltiamo qui. Dite, ragazzi, questa è una missione che a me piace particolarmente se fatta bene. Mi farebbe soltanto stressare l'effetto di non farla bene questa missione, ma alla fine questa missione è fatta molto bene. Una delle missioni che preferisco di più. Non ho fatto ancora molto, cioè c'è ancora il livello 7 sul profilo di questa missione. Però, dai, ragazzi, ci sto provando. Siamo entrati, ragazzi, con le chiavi che abbiamo preso al preside. Adesso dobbiamo localizzare il generale. Che cos'è? Boh. Prendiamo questo. Andiamo qui. Noi, ragazzi, anche se sono soldati, non li uccidiamo tanto. Loro probabilmente non sapranno nemmeno che cosa fanno e cosa fa il loro generale. Allora, ragazzi, per non farli vedere, metteteli così. Così, a parte, se si affacciano dalla finestra non è un'ottima strategia. Ma evidentemente io ho studiato i personaggi e non si affacciano. Adesso entriamo qui. Prendiamo 4 esplosivi telecomandati. Se volete, io, a me piacciono gli esplosivi, ragazzi. Non sono mai riuscito a usarli bene particolarmente, però mi piacciono. Adesso aspettiamo, adesso vi dico una strategia per fregare quelle due guardie. Distraete quella guardia, gli date una chiave inglese di testa e stordite questa. Se tutto andrà bene, quelli dietro che sono seduti dietro di loro non vi avranno visti, quelli lì, che poi si alzeranno e faranno dei turni. Meglio che non vi becchino, perché se vi becchino, ragazzi, mazzate a non venire e soprattutto non verrà il loadout assassino silenzioso. Ragazzi, io terrò sempre il mio loadout e la mia difficoltà della missione, così potrete capire se ho ragione o no. Adesso mettiamo queste monete a terra aspettando il generale, vedrete che funzionerà e lo intratterrà. Funzionerà, ragazzi, e lo intratterrà. Adesso con la pistola, quelli saranno già alzati. Il generale deve stare lì, deve affacciarsi da quelle finestre. Quando si affaccerà, vedrà me e verrà subito da me. Perché è distratto, andrà a vedere che diavolo ha visto. Ecco fatto, ragazzi, si affaccia invece da quella finestra. Non è un grande cambiamento, però fa niente. Mi ha visto, adesso sta arrivando, ragazzi. Dobbiamo prendere i fucili e nasconderli. Prendo poi prima questo. Poi andrò a recuperare quello e lo metterò qui, ecco. E adesso andiamo qui. Vediamo un po'. Allora, alla fine, ragazzi, questa trappola è una trappola non molto ingegnosa, va bene, però serve comunque, ragazzi, a far venire il topo più vicino possibile alla trappola. Allora,
Prendete quella moneta, l'ultima. Poi non cercherà di andarsene, cioè quando se ne andrà, lanciatela lì. Allora, ragazzi, lì non è importante se vi scopre o no. Se volete stare dall'altra parte del comino, non importa. Se vi scopre, non fa niente, tanto lì, bersaglio, sparateli o la testa o ben 3 o 2 volte, e lì tutto andrà in allarme, tranquilli. Avremmo già nascosto quelle 2 guardie lì dentro, ma tranquilli, c'è sempre un posto. Allora, noi butteremo il nostro bel generale da qui. Da qui, ragazzi, qui non lo vede nessuno. Però prima dobbiamo spostarlo, così facciamo in modo che non lo veda davvero nessuno. Adesso, ragazzi, io direi di restare qui finché non si saranno calmate le acque. Cioè, fin quando tutti non avranno deposto i fusili e le avranno rimesse sulle loro schiene. Intanto, ragazzi, vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanellina e lasciare un bel like per sostenere questo video. Sì, e per altri video, per non perdervi altri video in cui ci saranno altre ingegnosità come queste. Ragazzi, fidatevi se dico ingegnosità. Adesso, chiudiamo questa porta. Quei 2 soldati. Ecco, alcuni hanno iniziato. Ecco qua, tutti hanno messo i loro fucili dietro le loro schiene. Adesso il generale può rimanere lì e anche lui. Non andrà nessuno, non andrà nessuno qui, ragazzi. State tranquilli, ce ne andiamo da dove siamo arrivati. Oh, se state giocando a difficoltà professionista, questa missione fa per voi questo. Allora, ragazzi, ci sarà quella guardia lì. Noi dobbiamo arrivare a quel tubo. Quindi dobbiamo distrarre lui. Ragazzi, cercate di lanciare, non come ho lanciato io la chiave inglese, ma più in alto possibile. In modo tale che non la vedano. In modo tale che lui non vede da dove è arrivata e pensa che, diciamo, la pioggia l'ha trasportata, diciamo, è caduta dal cielo come un asteroide. Adesso, come ho detto, ritorniamo sui nostri passi e ce ne andiamo. Ce ne andiamo? Sì, che ce ne andiamo, manca ancora un bersaglio. Ed è quello più facile, devo dire, ragazzi. Il generale è quello più difficile. Quella scuola, ragazzi, come doveva essere? Come doveva essere, ragazzi? Ero marocchino. Ero nato a Marrakesh. Non sarei mai andato in una scuola. Adesso, ragazzi, andiamo dal tipo ricco. Perché, ragazzi, ricco è ricco. Dall'altro. Da quello che gli occhiali, no, io ho gli occhiali, ragazzi. Sì, ve l'ho già spiegato. Dal biondo con gli occhiali, facciamo così, facciamo questa distinzione. Un'altra forma di razzismo. Adesso passiamo tra la folla di protestanti. E andiamo. Dobbiamo prendere questo piede di porco. Scusate, ragazzi. Sì, ragazzi, scusate. Sono le 10:18 di sera. Non so quando vedrete questo video. Probabilmente la mattina, sabato mattina. Adesso è venerdì sera. Adesso noi scendiamo qui. Dobbiamo stare ben attenti a ogni evento al soldato. Allora, prendete questi qui. Tanto mi piacciono. Visto che mi piacciono gli esplosivi. Anche del piede di porco. Lì. Beh, ragazzi, questo deve essere un gran punto di vantaggio. Dovete essere bravi come me a non farvi vedere. Perché se vi fate vedere. Vedrete come. Vi farete vedere. Adesso facciamo esplodere la porta. Visto che non abbiamo né la carta di sicurezza né con il nostro. Maledetto grimaldello che ho portato, chissà perché, potevo portare direttamente in violatore di card. Però sapevo che avremmo preso quegli esplosivi. Ebbene, ragazzi, alla fine ce l'abbiamo messo per compagnia. E adesso entriamo in questa porta. Accendiamo l'aspirapolvere. Non dovete mettervi a questo angolo, ma a questo. Qui dovete andare a prendere il tipo. Sapete perché è meglio stare da questo angolo? Perché dovete sempre stare nella parte in cui avete lanciato la moneta, nella parte in cui sta la moneta.
Sì, ho capito, ho capito. Voce. Adesso noi dobbiamo prendere la pistola. In modo tale che se viene qualcuno tra parentesi, bersaglio, non la veda, chiami una guardia. Lui ci mette un'ora a analizzare che diavolo sia e se sia o no di plastica. E a portarla da un'altra parte, mentre potrebbe tenersi da lui, come facciamo noi. Ma evidentemente lui non è un agente. Ho fatto pure la rima, ovviamente. Adesso prendiamo questa, se volete, tanto ne abbiamo già una. E dobbiamo aspettare che se ne va quella guardia di là. Vede quella guardia che sta arrivando? Ecco, quella che ha appena aperto la porta. Quella è la rompiscatole del guardia che ci intratterrà per un paio di minuti. Allora, ragazzi, io vi dico che ci saranno principalmente video di Hitman 3, che diciamo missioni di Hitman principalmente, di Sniper Assassin e altri Sniper Assassin e niente. Adesso ragazzi dobbiamo accendere questo qui. Oddio, per poco raga, non so, non ho nemmeno capito chi mi stava venendo. Abbiamo acceso quello. Così abbiamo acceso anche quel faro che abbiamo, esposto. Come una ciabatta, le ciabatte che facciamo esporre. Non quelle che abbiamo ai piedi, ovviamente, ragazzi. Sappiamo tutti di che stiamo parlando, adesso noi non ce ne andiamo. Non da questa porta. Non ce ne andiamo da dove siamo arrivati. Che senso? Vi spiego subito. Invece di andare dritto, andremo da questa parte. Perché se andiamo dritto, puff, quanto ci fregheranno. Così anche, in modo tale di farvi vedere come morirà il nostro bersaglio. Ecco fatto, è morto. Così, se cadeva ragazzi, una kill più creativa del mondo. Se cadeva io mi facevo quattro risate. Adesso noi ce ne dovremo andare superando quel soldato che ovviamente ci vedrà. Allora, come faccio io? Io non sono bravo a fare il lancio del giavellotto, evidentemente, ragazzi. E quindi ha visto che è arrivato da quella parte, però non fa niente. Ragazzi, si è distratto, questo è l'importante. E adesso noi ce ne andiamo da questa porta, che è simile a quella da cui siamo arrivati. Cioè, è quella alla fine, ragazzi. Tanto che il percorso è più breve. Dobbiamo sempre stare attenti che quella guardia dietro non ci veda quando entriamo e quando usciamo. Adesso ce ne possiamo andare liberamente da Marrakesh. Adesso l'uscita, ragazzi, io non me la ricorderò mai. Io andrò a caso e se avrò fortuna e lo spirito di Buddha, credo che qui abbiano Buddha, boh. Non lo so se hanno Buddha, ragazzi. Mi aiuta. Adesso. Se 47 non crede. Ah, non dovrebbe credere. Ah, no, 47 è cattolico, ragazzi. Secondo me. Noi adesso. Ecco fatto. Lo spirito di Buddha. Purtroppo ci ha aiutati. E ce ne andiamo di qua. Ragazzi, dovremmo essere riusciti a ottenere il nostro obiettivo. Cioè, quello di assassino silenzioso. Only suit, solo abito. Oh. Sì, ragazzi, è una sede della missione, strano. Ok, ragazzi, ci siamo riusciti. Direi che per questo episodio possa essere tutto. Noi ci vediamo con altri video di Hitman e possibilmente con altre top 5. Bene, ragazzi, ciao!